Nell'ultimo episodio eravamo rimasti che io mi ero appena lasciato con Giancarla e chiaramente le cose non sono andate per il meglio, anche perché non fu un, diciamo, lasciarsi molto simpatico, molto bello. Io non ho parole, cioè veramente questa serie sembra che vi piaccia tantissimo altro che Netflix. Cioè ormai io sto facendo concorrenza a Netflix, tra un po' mi arrivano quelli di Netflix per uccidermi. Vi avevo chiesto 6.000 like e ne avete lasciati 13.900, praticamente quasi 14.000 in poche ore. Cioè qualcosa di assurdo. Quindi chiaramente vi rilancio la sfida. Volete un altro episodio? 10.000 like, ho visto che siete capaci, quindi forza, cliccate su quel tastino. Nei commenti degli scorsi video mi avete consigliato di dare dei nomi alle persone, anche fittizi, in modo da far ambientare meglio il tutto. Quindi ho deciso di seguire questo consiglio e quindi chiameremo la mia ragazza del tempo, quella che era il protagonista, diciamo, di tutte le storie, Giancarla. Dopodiché chiameremo le sue due amiche, Tiburzia e Genoveffa. Spero che i nomi siano di vostro gradimento. Nell'ultimo episodio eravamo rimasti che io mi ero appena lasciato con Giancarla e chiaramente le cose non sono andate per il meglio, anche perché non fu un, diciamo, lasciarsi molto simpatico, molto bello. Io non capivo perché lei si fosse distaccata da me e solo dopo capì che semplicemente io le ero troppo attaccato e questa cosa non le stava bene. E nel mentre che vi parlo di tutto, io devo fare una bella sponsorizzazione, che non mi hanno pagato, a Japan Crate, che mi ha mandato questa scatola qua di cibo giapponese e tipo piena di roba, quindi durante questa storia mangerò e berrò un sacco di robe. Devo essere sincero, alcune delle robe le ho già mangiate perché erano così buone che non potevo non mangiarle. Tra queste le Pringles, al gusto ramen, questi cosi che li ho adorati perché erano piccantissimi, ma proprio piccantissimi, e la Coca-Cola giapponese, che vi dirò un segreto, è uguale a quella di qui, è uguale. Comunque stavo dicendo che con Genoveffa non è che andasse chissà che bene. E quindi eravamo su questa panchina e ci eravamo appena lasciati. Ma contemporaneamente Genoveffa si stava lasciando col moroso con cui non è mai voluta stare, con cui si è messa semplicemente solo perché lui insisteva e lei si era rotta e poi era da sola, quindi ha detto: boh sì dai, mettiamoci con questo, anche se in realtà non era una vera e propria relazione. Non limonavano mai, non facevano niente. Cioè erano proprio tipo: sì, stiamo insieme, ma in realtà non stavano insieme. Che poi fate conto che praticamente lei era più addosso a me a lui. Ogni volta che uscivamo lei stava sempre con me piuttosto che uscire con lui, cioè praticamente non si parlavano mai. E se anche voi sperimentate una roba del genere, uscite da una relazione del genere subito, perché non è una relazione. Cioè stare insieme tanto per non ha senso. Cioè bisogna stare insieme se ci sono delle emozioni, se c'è del contatto, se c'è da darci dentro, ma altrimenti non ha proprio senso, soprattutto per darci dentro. Rosita, patatine gusto culo di unicorno. Al che, essendo che anche loro si erano appena lasciati, lei era triste su un'altra panchina di quel parchetto e io ho deciso di abbandonare quella che era ormai la mia ex morosa Giancarla e di andare a confortare Genoveffa, perché era comunque una mia amica, e non per ricavarci qualcosa di più. Assolutamente no, perché sospettate di me? Ma qualcosa di terribile accadde, ossia Tiburzia non la prese bene. Non prese bene che cosa? Il fatto che Genoveffa si fosse decisa a lasciare il moroso solo ed esclusivamente, guarda caso, quando io e Giancarla ci siamo lasciati. Perché Tiburzia dice: ma scusa, tu hai lasciato il tuo moroso anche se non ci stavi bene insieme, solo perché sapevi che Octi si sarebbe liberato da sua morosa e quindi volevi provarci un po' te, sapendo che ti piace. E non gli è andata bene a Tiburzia sta roba. Infatti Tiburzia si è arrabbiata tantissimo con Genoveffa, dandole della zoccolona, ma della zoccolona proprio seria. E con cose del genere non si scherza. Infatti da quel giorno in poi, tra Tiburzia e Genoveffa ci fu un distacco assurdo, diventarono peggior nemiche praticamente. Se fino a quel giorno erano amiche, da quel giorno divennero peggior nemiche. Sono strane le femmine, cioè litigare per una roba del genere mi sembra proprio assurdo, non capisco perché. Chiaramente Genoveffa non voleva litigare con Tiburzia, ma era Tiburzia che vedeva Genoveffa come una gran zoccolona e non c'aveva più voglia di avere a che fare con gente del genere. Chiudendo ormai il capitolo della mia vita con Giancarla, che mi ha bloccato su tutti i social, su tutto
tutto su WhatsApp, eccetera. Tuttora mi ha bloccato dopo 5-6 anni. Quando ormai, vabbè, cioè, voglio dire, se ci becchiamo in centro parliamo, ci sentiamo senza problemi. Però su WhatsApp sono ancora bloccato perché si dimentica sempre di sbloccarmi, eccetera. Ma se vedessi sti video mi bloccherebbe tipo a vita. Infatti tanti di voi pensano che queste siano tutte storie inventate, no. Ragazzi, io vi farei vedere foto, nomi, screen di messaggi, robe. Il problema è che non posso. Cioè, se io faccio un nome, qua mi arrivano denunce da destra e sinistra. Ciò non toglie che al tempo litigammo tantissimo, anche sui social iniziamo a lanciarci frecciatine a caso, no, su Facebook e con gli stati, i post, no, come si fa nelle storie al giorno d'oggi. Queste patatine gusto culo di unicorno sono buone. Ma la mia ex Giancarla non era l'unica ad avercela con me, chiaramente. Anche il moroso di Genoveffa, l'ex moroso di Genoveffa, si è arrabbiato con me perché ha detto: ah, ma aspetta un attimo, guarda un po' come diventa subito tua carina e coccolosa la mia ex. Ah, ma allora sei tu il pezzo di merda. Spesso i maschi fanno questo errore di dire: se mia morosa mi lascia per un altro, allora è colpa dell'altro. No, è tua morosa che è una zoccolona, non sicuramente l'altro. Cioè, poverino l'altro, l'altro è libero di provarci, è tua morosa che deve dire no, sono fidanzato. Se tua morosa non dice no, sono fidanzata, problemi tuoi. Se non lo dice, lasciala subito senza pensarci ulteriormente. Una persona che fa così non merita di stare con una persona come te, perché è una gran zoccolina. E se tu ci rimani, sei un gran finocchio. Per finire, i miei rapporti invece con Tiburzi erano molto buoni. Noi rimanemmo comunque tanto amici, nonostante lei e Genoveffa avessero litigato tantissimo per il discorso che vi ho detto prima. Tiburzia e Giancarla, ossia la mia ex, non andavano più d'accordo, non rimasero più amiche, per il discorso del fatto che Tiburzia disse che lei mi trattò davvero male in quel frangente, che si comportò davvero ingiustamente, perché potevamo lasciarci molto prima, anche per messaggio, e non magari far finta di andare avanti per un bel po' via messaggio e poi in realtà dopo tipo 2 settimane vedersi e lasciarsi così, insomma. E soprattutto, perché limonare prima di lasciarci? Cioè, proprio, insomma, Giancarla praticamente perse tutte e due le sue amiche per causa mia, ma non proprio per causa mia, in realtà più per causa sua. E così rimanemmo io e Genoveffa su quella panchina, lei un po' piangente per quello che le era appena successo, più che altro per il fatto che Tiburzio ce l'avesse con lei senza motivo, e io che ero lì a cercare di consolarla. Al tempo non mi piaceva, avremmo fatto sicuramente delle cose molto sporcaccine in futuro, avremmo sicuramente fatto delle cose molto interessanti che vi racconterò nei prossimi video, però al tempo era semplicemente una mia amica e io volevo solo scoparla di brutto, direte voi. Sì, esatto, ma anche consolarla perché stava male, poverina. Si era ritrovata da sola, aveva perso le sue 2 amiche più grandi, perché chiaramente anche Giancarla ce l'aveva con lei, perché sapendo che io piacevo a lei, Giancarla ha detto: no, ti piace il mio ex, mi dispiace, ma io e te non abbiamo più niente a che fare. Sono proprio strane le femmine, cioè trovano ogni singola scusa per litigare, boh, vabbè. Che poi c'ho da dire una cosa molto importante: le 2 tipe erano completamente diverse di aspetto. Cioè, una era più top model, fisico da top model, più magrolina, con poche tette, con un culo abbastanza... Ma l'altra era un po' più chubby e con le tette no. Cioè, aveva la terza, ma devo parlare piano perché adesso sono arrivati i miei genitori e non voglio che mi sentano mentre dico queste cose. Da allora io ho sempre amato le tette, ma sempre, 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 proprio tuttora meglio le tette che il culo, ricordatevelo, almeno questi sono i miei gusti. Ma guarda te, se devo ridurmi a parlare così perché racconto cose un po' imbarazzanti e non voglio che i miei mi sentano. Purtroppo con Genoveffa feci l'errore di diventare ciò che nessun maschio vorrebbe mai diventare, quella tipa con cui magari in futuro vuoi provarci, ossia migliori amici. Quello fu un errore che mi costò molto caro, ma ve lo racconterò sicuramente in un prossimo video. Se siete arrivati fino a questo punto del video e non siete ancora iscritti con la campanella attiva, non capisco perché non la stiate attivando e non vi stiate iscrivendo. Voglio dire, siete arrivati fino a questo punto, il video vi piace, quindi fatelo adesso prima che vi spacchi la testa. Un'altra roba interessante è che chiaramente tutta la gente, tutti i miei amici o comunque tutti i conoscenti che c'erano lì, eccetera, tutti andarono subito da Giancarla, che ormai era single, quindi tutti a fiondarsi su di lei. Ah, sfigati, alla fine nessuno ce l'ha fatta. La cosa strana che posso dirvi con questa spada di caramelle di samurai in mano, trovate anch'essa nella scatola, è che io sono stato uno sfigato per ben 3 anni, dove non pensavo mai alla bagiolla se non appunto a quella di Giancarla, e veramente non avevo mai avuto contatto col mondo femminile. E di punto in bianco, nell'estate della terza media, bam, milioni di cose fatte. Cioè, veramente ero diventato, da colui che era il più sfigato, che neanche la calcolava, la bagiolla, essere
colui che se ne passava tante come se neanche fosse nulla. Che poi veramente è stato un colpo di culo, cioè voglio dire, piacere a tre tipe contemporaneamente è qualcosa di Guinness World Record, voglio dire, cazzo, datemi una medaglia. No dai, la spada di caramelle di samurai andrà più che bene. Zing, zing, zing. E vi ricordo che se aveste voglia di mangiare cibi giapponesi super fighissimi, Japan Crate, link in descrizione.